buon pomeriggio. E noi riprendiamo questo pomeriggio ascoltando una canzone di un gruppo latinoamericano che si chiama Maná, che è la forma, forse qualcuno lo conosce, no? È la forma latina per dire manna, dell'album Amar es combattir, amare e combattere. E l'ascoltiamo. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu. Claudio ci ha regalato parole,
di cuore, di anima, di vita. E all'inizio, nel primo testo, le parole erano tessute intorno anche a uno sguardo. Ci ricordiamo? A uno sguardo, alla luce di uno sguardo. Ed è la canzone che abbiamo appena ascoltato. Per cui adesso ascoltiamo anche la traduzione e poi la riascoltiamo cercando di ricordare, di far ritornare al cuore, al corpo, alla memoria, al desiderio, quella volta che uno sguardo ha cambiato la nostra vita. Quella volta che non ci sentivamo presenti alla vita solo perché qualcuno, qualcuna ci ha guardato e ha sostenuto lo sguardo. Questa è musica dei corpi, delle anime, e ascoltiamo la traduzione. Benedetta la luce, benedetto è il luogo e il motivo che mi ha portato qui, la coincidenza, questo tempo, benedetta la tua presenza, benedetto Dio che mi ha fatto incontrare nel cammino e ha portato via la solitudine del mio destino. Benedetta la luce del tuo sguardo, benedetta la luce del tuo sguardo d'anima, benedetti gli occhi che mi schivavano, facevano finta di non guardarmi e poi sostenevano il mio sguardo. Benedetto Dio che ci ha fatti incontrare nel cammino. Gloria divina, giorno di fortuna, incontrarti nel mezzo del cammino, portarti la mia solitudine e coincidere nel destino, lo stesso destino. Benedetta la luce, benedetto lo sguardo, sguardo d'animo, benedetta la tua anima e il tuo sguardo. Amore, il tempo, lo sguardo, amore. Di dove sei, Dalso? Colombiano. Grazie. Benedetta la luce del tuo sguardo. L'ascoltiamo di nuovo. Quando ci ricordiamo della luce di quello sguardo.
benedetta è la luce dei tuoi occhi. Benedetto Dio per avermi fatto incontrare te nel cammino. Benedetta è la luce dei tuoi occhi. Benedetto Dio per avermi fatto incontrare te nel cammino. Siamo ricordati di quel giorno? Ci siamo ricordate di quel giorno, di quel mattino, di quella sera in cui uno sguardo ha incontrato il nostro sguardo e si è preso perciò la nostra solitudine, il nostro destino ed è diventato destino comune. Avete in mano sicuramente una parola in un cartoncino mai sentita prima, strana, con rumori di lettere strane, e avete tutti un fogliettino con tanti suoni strani, ma questi tutti uguali. Sono avanzati i fogliettini? Posso averne uno anch'io? Grazie. E allora, leggiamo insieme i suoni che abbiamo in comune che sono sulla fascetta. Heb, Hef, dai. Già sentiti questi suoni? Suoni strani, eh? Però sono suoni antichissimi. Anche nelle nostre lingue abbiamo suoni così. Ma, pa, pa. Sono i primissimi suoni che spesso vengono fuori e molte delle parole prime appartengono a questi suoni. Mamma, papà, papà, papà appartengono a questo gruppo di suoni. E allora adesso noi ci alziamo dai nostri posti, dai nostri quaderni che pensano di scrivere tante belle idee e muoviamo i nostri corpi e andiamo alla ricerca della gente che ha il nostro stesso suono del cartoncino, che è una parola. E aspettate, questo... Posso finire? Posso finire? In 3 minuti cerchiamo e poi ci raggruppiamo in gruppi diversi in questa sala e vi dico cosa faremo. Cercate la gente della vostra parola. We'll be right back.
siamo dove siamo, ci fermiamo. E i vari gruppi si organizzano e dicono la loro parola a voce alta, in modo che le persone che ancora si sentono perse trovano il loro gruppo. Iniziamo qua. Ok? Qui, uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Differenza tra CAF e CAF, ok? Qui il gruppo qua, 1, 2, 3, CAF, voi 1, 2, 3, ok? Voi là in fondo 1, 2, 3, ok? Là in fondo, in fondo 1, 2, 3. Ok, Caffa, vai, 1, 2, 3, ok, 1, 2, 3, ok, 1, 2, 3, ok, 1, 2, 3, ok, 1, 2, 3, uno, due, tre. Ok. Bene, aspettiamo. C'è ancora questo gruppo, scusate. Uno, due, tre. Ok. Nessuno aveva chi fa? Ah. Uno, due, tre. Ok. Sei da solo. E qual è la tua? Qualcuno potesse rimanere da solo era piccolissima, proprio piccolissima. Ci siamo? Ok. Ma questa donna pazza che si è presa l'aereo e è arrivata dal Brasile, ma che cosa sta facendo? Che parole sono queste parole? Cosa vorranno dire? Allora, chiede il gruppo CAF, con K per intenderci subito. Ok? CAF è palma della mano. CAF è spazio concavo. CAF è vaso che ha una curva per accogliere. Chi ha la parola CAFAR con K per capirci traslitterato? Ok. Cafar è riparo, cafar è copertura, è tetto, è nascondiglio per chi non ha nessun posto per nascondersi, è coprire, ricoprire, perdonare. Chi ha la parola chefor con K? Ok, è vaso, è bicchiere che accoglie e brocca. Chi ha la parola cofer con K? È betume, quel betume che serviva anticamente per riparare le case, per proteggere dalla pioggia, dalle intemperie. È tutta la resina per ricoprire, per proteggere, per accogliere. Chi ha la parola caporet con K? Oh, è tetto che ricopre. Nella Bibbia è usata spesso per indicare l'arca dell'alleanza. Chi ha la parola kafas con S dura? È riunire, è mettere assieme, è concentrare, è proteggere. Chi ha la parola kafash? Ok? È coprire, accogliere, proteggere.
Chia kippa, che forse è una parola più conosciuta. Kippa, kippa è specificamente il ramo della foglia della palma, soprattutto della palma da dattero. Kippa, che poi è usato anche per indicare la copertura della testa nei luoghi sacri, perlomeno di Israele. Chi ha gaf? Gaf sono le ali, le penne per proteggere i cuccioli. Gafaf, gafaf. Ah, siete qua. Gafaf è anche lì curvarsi, essere curvo per proteggere. Curvarsi, servire, essere curvo per proteggere. Chi ha guf? Guf, avvolgere, essere scavato, fondo, perché più spazio possa essere fatto per fare spazio. Chi ha hafa con h questa volta? Ok. Nascondere, chi non ha da nascondere, sì. Coprire, velare. Chi ha hafaf con h? Hafaf. Nessuno è rimasto nella busta hafaf. Guarda, vedi, le mescolanze comunque fanno magia. Nessuno ha preso hafaf, che è proteggere, difendere, coprire. E afar? Ok, avete affare, afar è scavare, bucare, aprire un pozzo per trovare acqua per chi non ha acqua. E hefer con h, ce l'ha qualcuno? Ok, anche qui è fosso, cavità, spazio per chi non ha spazio. E hob, hob è utero, seno, viscere materne, nido, protezione, covare, proteggere un tesoro, nascondere. E ufaf, anche ufaf non è venuto fuori per nessuno, è rifugio e protezione. Qual è il filo che percorre tutte queste parole e questi suoni? Ah, l'avevo, in realtà era la far, sì, ok? Con l'H. La T finale, quella lì è una F, è afaf. Comunque pazienza, pazienza, il computer ha fatto cose strane. Proteggere, difendere, coprire. Qual è, voi? Ufa. Uva con l'acqua finale, sì, rifugio, protezione. Gente, abbiamo ascoltato tutte queste parole. Qual è il filo rosso che percorre tutte queste parole? Protezione, coraggio, cos'altro? Accoglienza, cos'altro? Riparo, cos'altro? Rifugio, protezione, contenere, accogliere, curare, prendersi cura, no? Riparare per chi non ha riparo. Queste sono tutte le parole che fanno da fondo, parola difficile, da campo semantico, da fondo della parola Sefa, Hefa, l'avete già sentita? Sefa è la forma antica, aramaica, di Cefa, di Pietro. Possiamo sederci. Probabilmente noi abbiamo ascoltato molte volte, in molte occasioni, il suono che dice tu sei Pietro e su questa pietra. Molte volte abbiamo ascoltato questa parola. È interessante, come abbiamo già ascoltato di mattina, percepire che Pietro è un nome dopo Gesù,
il nome più ripetuto nei Vangeli e nel Nuovo Testamento. Il Papa Benedetto XVI ha fatto una serie di catechesi sulla figura di Pietro nel 2006 e lui dice che questo nome è ripetuto 154 volte. Il nome più ripetuto dopo il nome di Gesù. Ed è l'unico nome, come Claudio ci diceva questa mattina, l'unico nome che è stato cambiato significativamente. Anche i figli di Zebedeo hanno il nome cambiato con un soprannome, ma per chi rimane è Pietro, Cefa. È un nome cambiato significativamente, l'unico nome, e non è tanto un cambiamento di soprannome semplicemente, ma è il programma, un programma ecclesiologico per la comunità attorno a questo nome che è il nome di Pietro. Spessissimo ascoltiamo dire che il cambiamento è per dire pietra. Io questo pomeriggio voglio proporvi, e abbiamo giocato, perché altrimenti l'aramaico e l'ebraico sarebbero state una pizza infinita, abbiamo giocato e abbiamo scoperto che è possibile che siano altre le traduzioni di questo nome, di questo soprannome che Gesù dona a Pietro, del gioco sulle traduzioni, ma stiamo dicendo un altro modo di essere chiesa possibile, perché c'è una differenza enorme nel dire e nel dire grotta, accoglienza, perdono, spazio per tutti e tutte, utero, seno, mano che accoglie, vaso che si ricolma, chi si curva per proteggere. Sono due ordini simbolici diversi del modo di essere chiesa. E quando la comunità del quarto Vangelo, come abbiamo ascoltato questa mattina, ricorda lo sguardo di Gesù su Simone, e dopo averlo guardato con la luce del suo sguardo che ha cambiato il suo destino, il cambiamento del destino è diventato cambiamento del nome, perché il nome indica un cambiamento di programma di vita. Tu non sei più Simone, anche perché Simone era il nome ai tempi di Gesù, nel primo secolo della Palestina, di grandi condottieri. Tu non sei più Simone. Tu non porterai più il nome di un grande condottiero, di un grande eroe. Porterai il nome di Cefa, grotta che accoglie. Chi si curva, chi si svuota per fare spazio, chi è seno, utero, chi è il cambiamento del nome, è la proposta, soprattutto nel quarto Vangelo, che è chiamato popolarmente Vangelo di Giovanni, è la proposta di un programma di vita per Pietro e per un modo di essere chiesa attorno a Pietro. Perciò è una proposta di cambiamento di vita per me e per te. Dal nome dei forti condottieri, dei forti eroi, al nome di chi si svuota e si curva per farsi spazio accogliente e che perdona. Farsi spazio perché tutti e tutte trovino spazio. E quando andiamo a casa e abbiamo un po' di voglia, prendiamo i Vangeli
e ci accorgeremo che la chiamata di Simone nei Vangeli sinottici avviene in un luogo geografico, è la Galilea, ma non avviene in Galilea nel quarto Vangelo. Simone è chiamato nel Vangelo di Giovanni ad essere Cefa, ad essere Pietro, in una città, e questa città si chiama Betania. Cosa vuol dire la parola Betlemme? Questo forse è più casa del pane. E allora Betania ha una parte di parola che gli assomiglia, per cui perlomeno vorrà dire casa. Questi due significati della parola Betania. Il fatto che nel quarto Vangelo la chiamata di Pietro ad essere grotta che accoglie, spazio curvo che si svuota perché tutti possano avere spazio, avviene non è luogo economico e politico e sociale, è la casa dei poveri, che sono poveri non perché Dio è cattivo, ma sono poveri perché qualcuno li ha impoveriti, perché come dice Pablo Neruda, Dio non ha diviso il mondo tra il Coca-Cola Incorporation e i disgraziati. O come dice Ignazio Silone, in cima a tutti c'è Dio, poi ci sono i principi Torlonia, poi ci sono i servi dei principi, poi ci sono i cani dei servi dei principi, poi non c'è nulla, poi non c'è ancora nulla, e poi ci sono i cafoni, che dall'Abruzzo in giù tutti siamo chiamati così, no? Non è. Per Dio non è così. Se ci sono poveri è perché sono impoveriti. E Pietro è chiamato alla vocazione di chiesa di essere Cefa nella casa dei poveri, che non è soltanto casa dei poveri, è anche casa della palma da dattero. Beh, a parte Natale, che magari qualche dattero ce lo mangiamo, ormai non fa più tanta specie, no? Sono così, così comuni, così a poco costo, no? Ma cosa sappiamo dei datteri? Perché Alex ci ha detto che degli alberi dobbiamo sapere qualcosa, ma non tanto di botanica, qualcosa della poetica, perché la poesia ci rimette in piedi. E ieri ci ha parlato del suo mandorlo. Io vi potrei parlare di due altri alberi, uno è l'olivo e l'altro è l'albero di Pino Araucaria. Ma questo pomeriggio vorrei chiedervi dei datteri. Chi conosce l'albero di palma da dattero? Oh. Sono alberi che per fare frutti ce ne mettono di tempo. Spesso chi pianta non raccoglie. Se tu pianterai, non ti siederai alla sua ombra a mangiare i frutti. Pianterai perché altri e altre possano raccogliere. Chi delle nostre giudici donne ai tempi dell'Israele antico giudicava sotto una palma di dattero? La catechesi è una tragedia. A Bibbia, ma chi l'apre mai, no? Ma una donna chiamata Debora era una giudice dell'antico Israele, del tempo in cui noi vivevamo in tribù e condividevamo tutto quello che avevamo e condividevamo il potere. E la nostra unica regola era difendere la vita, soprattutto dove questa vita si incontrava più minacciata. Debora era giudice e sempre accoglieva le persone e le ascoltava sotto una palma di albero di datteri. Nell'antico Israele era anche considerato l'albero della conoscenza del bene e del male, insieme all'olivo e insieme alla vite. Perché? Perché dai suoi frutti si faceva un succo strano chiamato soma, che come in tutti i popoli antichi dava il dono della visione. Un po' come i funghi che ci sono in giro, il dono della visione, la capacità
di entrare e guardare lontano. Dico questo perché il luogo dove avviene la chiamata e il cambiamento di questo nome non è un luogo qualsiasi. Se vuoi che il tuo nome abbia un senso vocazionale, un senso di battesimo, va nella casa dei poveri. Lì ti cambieranno il nome. Può darsi che continuerà lo stesso, ed è, qual è il tuo nome? Adriana. Continuerà lo stesso, ma tu non sarai la stessa, perché i poveri ti avranno cambiata. Se vogliamo incontrare la luce del tuo sguardo, dello sguardo di chi cambia la nostra vita, dobbiamo andare a Betania, nella casa dei poveri, che è lo stesso nome di Galilea, anche la Galilea delle genti. Per questo nei sinottici Gesù è Pietro è chiamato in Galilea, la casa degli impoveriti e delle impoverite. E allora il primo invito è a non aver paura di farsi cambiare nome e di entrare in questo nome di Pietro, questo nome di Cefa, questo nome di Cefa che è nel programma del quarto Vangelo, nel programma delle comunità antiche, perché questo per la scienza biblica appartiene alle parole legate ai fatti storici, ai loghi, no? Il programma di essere una chiesa che si fa grotta, che si fa accoglienza, che si fa spazio e si svuota di potere sopra, di potere arrogante, perché tutti e tutte coloro che non hanno nessun filo di potere possono avere la loro voce. Questa è la chiesa di Cefa, questa è la chiesa di Pietro, questa è la chiesa di grotta, di tenda, di spazio che si svuota per fare spazio. Una chiesa di grembiule, una chiesa di servizio. Questa è missione. Ma Pietro, con questo nome cambiato, è pescatore. Nicolò, tu stai Nicolò? Pescatore, come tu sei pescatore. Pietro è pescatore. Tu sai che al tempo di Gesù era un lavoro terribile. Nessuno, ma nessuno voleva essere pescatore. E sai perché? Perché c'erano centinaia di leggi al tempo di Gesù che rendevano i corpi delle persone, e i corpi stanno tutti nell'anima, impure a causa di alcuni lavori. Impuri erano i panettieri. Qualcuno di voi fa il panettiere o la panettiera? Marò, sti lavori sono persi, bisogna svegliarsi alle 4, alle 3, a mezzanotte. I panettieri, lavoro impuro. Perché impuro? Perché al tempo di Gesù la Palestina era occupata dai Romani, e i Romani, che sono della stragrande maggioranza quali i bis nonni, mangiavano pane con fermento, pane con lievito, come noi tuttora facciamo. Per gli ebrei il lievito era il simbolo del demonio, qualcosa di fortemente impuro. Per cui mettere le mani nel lievito voleva dire diventare impuri, e diventare impuri voleva dire stare fuori dal cammino di salvezza, ma anche dal cammino di cittadinanza, perché non si poteva comprare e vendere niente in stato di impurezza. Non eri cittadino, non avevi diritti. Nessuno voleva essere panettiere. E voi capite perché Gesù non è morto, è stato ammazzato, e questa è una grande differenza, eh? Perché quando diciamo che Gesù è morto, nessuno si domanda chi l'ha ucciso. È morto, punto. Se diciamo Gesù è stato ammazzato, iniziamo a dover domandarci
Ma chi è stato e che cosa è successo? Dobbiamo iniziare a dar nome agli oppressori. Gesù dice che il regno di Dio è come una donna che prende 3 misure di farina, prende l'acqua e prende e ne fa un grande pane. Potete immaginarvi lo scandalo dei puri del Tempio ascoltando queste parole. Panettieri era un lavoro impuro e Gesù fa l'esempio esattamente di chi fa il pane col fermento per dire del regno di Dio. Un altro lavoro impuro erano i pescatori. Perché nel libro di Levitico ci sono una serie di leggi, Nicolò, che dicono che ci sono dei pesci puri e dei pesci impuri. E i pesci impuri sono quelli che non hanno squame e non hanno le pinne. Mi viene barbatana in portoghese. Questi sono i pesci impuri. Tutti i frutti di mare, i delfini, tutti i calamari, i molluschi, no? Tutto impuro. Attenzione, perché questa mattina abbiamo ascoltato la lettura e diceva: Gesù chiese a Pietro di spostarsi un pochino dalla riva per poter parlare, per poter insegnare. Ma poi noi ascoltiamo che Pietro e i pescatori non prendono niente. E allora cosa dice Gesù? Andiamo verso acque un pochino più profonde e gettate le reti. Che lavoro faceva Gesù? Caspita, ci vuole una grande fiducia, perché tu fai il pescatore e ti fidi di uno che fa il falegname e ti dice come devi pescare. Ma cosa avevano in comune un pescatore e un falegname? La barba? La barca? Ah, tu dici la barca gliela fate il falegname. Per fare un tavolo ci vuole il legno, cioè, c'ha una logica, c'ha ragione. Magari la barca gliel'ha fatta Gesù. Ma l'altra cosa in comune che avevano era l'impurezza dei due lavori. I pescatori abbiamo capito perché erano impuri, i falegnami perché al tempo di Gesù la stragrande maggioranza faceva la parte verticale delle croci, perché la parte orizzontale, perché la parte verticale rimaneva piantata. Difatti per questo che mia nonna in Salento, ogni volta che andavamo nei campi di ulivi, diceva: soave, Maria soave, lo sai perché i nostri ulivi sono tutti storti? Perché i romani, quando sono passati da qua per cercare il legno per fare le croci, tutti i nostri ulivi si sono stortati. E io spero, la gente della Puglia, c'è anche gente del Salento, tanti olivi storti, che la vita ci possa stortare per non essere legno buono per gli oppressori. Mai. Che la vita ci possa stortare per non essere mai legno buono per gli oppressori. Entrambi, pescatori e falegnami, vivevano l'esperienza dell'impurezza. E Pietro si fida di un altro impuro come lui. E Pietro si sente più impuro di questo impuro, perché Gesù, quando gli dice andiamo verso acque più profonde, sta dicendo a Pietro: tu adesso non potrai più vedere che tipi di pesci prendi. Dovrai gettare le reti senza sapere. Per questo, tirandole su, dovrai dire: sono impuro. Ed è tutto il dramma di Pietro anche negli Atti degli Apostoli. Fare l'esperienza dell'essere impuro, profondamente impuro tra gli impuri.
Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso suo essere uguale a Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo, impuro tra gli impuri. Questa è la nostra chiamata missionaria, vocazionale, andare a Betania, nella Galilea delle genti, tra gli impoveriti e le impoverite, gli impuri e le impure, e sporcarsi con loro. Con loro, non per loro. Sporcarsi con loro. Abbiamo ascoltato ieri questa parola, entusiasmo, no? L'entusiasmo missionario. Entheos mos. Sporcarsi con lo stesso sangue di Dio e avere Dio nel nostro stesso sangue. Sporcarsi con il sangue della gente. Sporcarsi con il sangue. Io ho visto che alcuni hanno comprato in una bancarella Tucumán. C'è una cosa, cosa abbiamo di uguale o di diverso sulla mano? Provo, tirate sulle mani. Vedo che molti hanno un Tucumán al dito, anello di Tucum. E sapete che cosa portate al dito? Perché lo portate al dito? Spero che non sia perché è trendy. Perché questo qua brucia. E io vi auguro che bruci. È un'altra palma, è la palma di Tucum. È una palma dell'Amazzonia. È una palma molto difficile perché è una palma che dà spine, per cui raccogliere i cocchi di Tucum è doloroso, è difficile. E i popoli indigeni, soprattutto la gente Guajajara che fa questo tipo di lavoro, gli Aripanã, tutta la zona Chavanti, devono fare molto sforzo per salire sulla palma e raccogliere il cocco perché la palma è spinosa. E ogni volta che la gente indigena amazzonense, perlomeno nelle nostre regioni di grande Amazzonia, vuole fare una cosa importante, questa cosa deve essere difficile. Deve essere difficile e devi metterci molto tempo a farla. Un Tucumán, per levigarlo, per tagliarlo, è più di una giornata, per farne uno. Perché il valore è nel tempo che ci metti a fare le cose. Perché mettendoci tempo, le cose hanno un'energia e tu trasmetti energia. Le cose, voglio dire, la pianta, il cocco, l'albero, e questa energia è l'impegno. Quando mettete un Tucumán al dito, vi state impegnando ad assumere la causa del regno. La sequela di Gesù è la causa del regno. Molti e molte in America Latina sono morti semplicemente perché noi guardiamo il dito e sappiamo da che parte starà quella persona quando gli impoveriti piangono. Sappiamo da che parte starà quella persona quando la terra piange, quando l'acqua si secca, quando l'aria è inquinata. Noi sappiamo dove starà quella persona e sappiamo che molti saranno i martiri e le martiri a causa di Gesù che non ha mai annunciato se stesso, ha annunciato il regno. E allora io, in ricordo di uno dei nostri vescovi, che adesso è molto anziano e molto malato, ma anche lui si chiama Pedro. È un vescovo missionario di
di una delle nostre prelazie più lontane in Brasile, che è la prelazia di San Felix do Araguaia, e lui si chiama Pedro Casaldáliga. Abbiamo fatto fare alle aldee, alla gente indigena, anelli di Tucum per tutti e tutte. Perché Tucumã non si compra, Tucumã deve essere regalato. E Tucumã si romperà, esattamente per ricordarci che il cambiamento di nome, che l'opzione di chiesa, che il cammino di missione è la scelta di tutti i giorni della nostra vita. Attenzione alle arroganze delle fedi d'oro, delle pietre preziose, di quello che è per sempre. L'umiltà di qualcosa che si può rompere, perché la devi scegliere tutti i giorni. E allora è per tutti un Tucumán. Adesso passerà e noi riascoltiamo la musica di Maná, Amares Combatir, e prendete, anche se non è la vostra misura, prendete il primo, perché questo vi obbligherà a contrattare, barattare, cercare qualcuno, raccontargli quando tu sei stato guardato con quella luce, conoscere di più una persona, passare più tempo per condividere vita, vocazione e missione. Amen.